Allora, questo è un video di review. Scusate la location della cucina, però praticamente sono solo a casa e dovevo cercare un posto luminoso per farvi vedere i colori delle cose che poi vi mostrerò. E poi perché comunque era un posto più ordinato della casa, siccome la stanzetta sta ancora sotto sopra. Scusate la mia dislessia mattutina, ma purtroppo è così, cioè sono ancora in pigiama da notare. Mi sono appena svegliata, però ho pensato di fare la review meglio adesso che poi, perché sennò non l'avrei fatta più. Sono ancora truccata da ieri sera, lo so, erroissimo che non mi sono struccata, ma sono tornata praticamente all'una di notte, avevo un sonno. Questo è il trucco che ho fatto ieri. Se volete poi vi lascio le foto. E voglio farvi una review di Essence su quattro prodotti che io ho trovato abbastanza buoni. Ne ho dimenticato uno in camera, però non importa, ve la farò così. Allora, i prodotti in questione sono l'acetone di Essence, questo qua, il cocco e vaniglia, i due smalti della linea Multidimension, questo Bordeaux che è il numero 30 Late at Night. Vediamo se si vede. E poi quest'altro sempre multidimension, il numero 29 Glam fine poi, scusate, non c'è più il packaging, l'ho lasciato di là, le ciglia finta di Essence con relativa colla e relativi taglietti perché erano troppo lunghe. Tutto a posto. Iniziamo. Allora, iniziamo dall'acetone. A mio avviso l'acetone è buono, anche se comunque non l'ho comprato da tanto e è quasi alla metà. Comunque, è abbastanza buono perché rende le unghie molto lisce e devo dire che mi ci trovo, insomma, va più che bene, insomma. Oddio, quando ci sono troppe passate di smalto stenta un po' a levare al primo colpo, però sopportabile la cosa. Poi, i due smaltini. La mia vita, insomma, gli smalti, cioè. È una cosa assurda quando vedo smalti, non ci vedo più, devo comprare pure che ne so. Ma il colore è più strampalato, l'ho comprato giallo, per dire. Sempre della Essence è giallo, quello là piccolino, colore in go. Comunque, ah, questo qua l'ho pagato 99 centesimi. Valida le cose. Che i prodotti sotto i 10 euro sono sempre quelli migliori. Tutto ok. Poi questi due li ho pagati 1,99 euro l'uno. E c'è tutta una storia su questi smalti. Perché io ero convinta. Io li ho comprati perché il mio Bordeaux di Diego Della Palma l'ho fatto cadere a terra e si è spaccato uno. Quindi alla ricerca di un bordeaux quanto più simile fosse all'altro. Questo qua l'ho preso, diciamo, per caso, perché ho detto vabbè, prendiamolo, sì, mi serve uno smalto rosso perché il mio era praticamente colla colorata. E l'ho preso, però c'è 1,99 euro l'uno, ho detto ok, 2 euro si può fare, prendiamoli. Convinta che ci volesse, sai, una seconda passata, non lo so. Proviamoli. Questo è lo swatch dello smalto, questo qua in rosso. E ragazze care e ragazzi, se qualcuno vedrà, una favola. Una favola. Perché questo smalto praticamente si chiama Multidimension 3 in 1 Nail Polish with XXL Shine. Ho detto sì, vabbè, 1,99 euro, questo brilla di luce propria, ma di che, insomma. E invece no, ha una lucentezza pari a quegli smalti che costano l'era di Dio, va? E poi, cioè, è coprentissimo. Non so se riesci a far vedere l'effetto di luce, forse è un po' difficile, però vi dico, è uno splendore, cioè è una passata, una stesura liscia, morbida,
quello già è rosso, vedete però? Sembra quasi liquido. Sembra quasi guarire. Allora io ho pensato, vabbè, essendo quasi liquido, magari non ha un'ottima copertura se ne devono fare due di passate. Io gliene ho data una e l'unghia sotto non si vede, insomma. Perdonatemi se magari ho dato male, ma io devo fare le stragi. Ok. Però, ragazze, ve lo consiglio, ce ne sono, ci sono tanti colori, dai più classici a quelli più strani, e sono veramente lucenti. Stesso discorso vale per questo, che purtroppo non posso farlo swatch perché non ho